Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio costruire un portabilancieri da parete. Ossia ragazzi, benvenuti o bentornati a tutti quanti. Oggi, avete sentito, voglio costruirmi un nuovo portabilancieri da parete. Nuovo perché ne avevo già realizzati diversi, ne avevo già uno anche qui in studio, ma adesso vi mostro più nel dettaglio. Con il tempo iniziava a comportarsi un po' maluccio. Diciamo che questa era la vecchia versione che avevo mostrato quando ho realizzato la super parete storage, questi gancettini di legno, ma che con il tempo si stavano rivelando un po' troppo fragili. Infatti pian pianino si stanno spezzando uno dopo l'altro. Quindi è giunto il momento di realizzarne uno un po' più resistente, si spera. Anche perché ho appena ampliato la mia collezione di bilancieri. Bene, sì, questo video, oltre che mostrarvi come costruire un portabilancieri, voglio anche mostrarvi un attimo quali sono stati i miei nuovi acquisti e quindi da cosa è composta in questo momento il mio bel set di bilancieri, che ora è disteso qui per terra, ma non facciamo troppi spoiler, ve li mostrerò pian pianino mano a mano che andiamo a fissarli sulla parete. Quindi direi che non perdiamo tempo in chiacchiere. Voi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale schiacciando il tasto qua sotto e attivando la campanella per non perdervi anche i prossimi contenuti video che usciranno. Commentate come sempre qua sotto con qualsiasi dubbio, suggerimento, qualsiasi roba vi venga in mente. Io mi metto subito al lavoro. Allora, innanzitutto direi che andiamo a montare questi vecchi gancetti. Anche i primi giù in basso qua, che erano quelli su cui poggiava il vecchio log, ma avendolo rifatto ed essendo venuto molto più pesante, direi che non vado più ad appenderlo alla parete, lo poggiamo semplicemente a terra. Perfetto, quindi vediamo subito come andare a realizzare questo nuovo portabilancieri, che in realtà è ancora molto semplice come struttura, anzi forse è ancora più semplice da realizzare di questi gancettini qua che avevo fatto. Perché? Avremo innanzitutto due bei montanti, due pali di legno che andiamo a fissare direttamente alla parete. Questi sono appunto due listelli da 4 cm di spessore per 9 di larghezza all'incirca, che si trovano da qualsiasi brico, Leroy Merlin eccetera, che io vado a fissare direttamente alla parete e che mi fungono da montanti su cui poi vado a fissare gli altri gancetti. Ora, essendo aumentato il numero di bilancieri, dovrò portarmi anche molto più in alto e quindi dovremo fare anche un po' di spazio lì sopra e spostare un po' di robe, quello lo vediamo man mano. Quindi posso iniziare subito a fissare questi due montanti direttamente alla parete di legno con qualche vite. Facciamo prima un bel preforo nel legno per evitare di spaccarlo e poi ci andiamo ad infilare delle vitine abbastanza lunghe. Fatto, montanti avvitati, ora questi due montanti ci vado molto semplicemente a fissare questi blocchettini che mi sono già ritagliato. Sono dei blocchetti che ho tagliato dallo stesso identico listello, quindi sempre un 4 cm per 9 cm, che ho tagliato, se vedete, angolati a 15 gradi, ok? Così che una volta che vado ad avvitarli addosso, in questo modo, mi si crea una bella rientranza in cui io vado molto semplicemente ad appoggiare il bilanciere. Quindi progettino davvero banalissimo, ma effettivamente funzionale e dovrebbero reggere anche un bel po' di più. Io li vado a fissare con due viti e speriamo che il tutto regga abbastanza. Lo scopriremo solo alla fine. Quindi ora con molta pazienza vado a mettere due blocchettini per ogni bilanciere, cercando anche di posizionarli il più vicini possibile in modo da sfruttare più spazio possibile, perché i bilancieri sono davvero tanti, ora li vedrete, e lo spazio è davvero poco. Ah, prima cosa, andiamo a posizionare il log a terra così da vedere a che altezza possiamo partire. Eccolo qua. Quindi questo lo possiamo considerare come il primo bilanciere, anche se di bilanciere ha ben poco, però
ne vado molto fiero, perciò lo includiamo nel conteggio. E per chi non l'avesse visto, ci ho fatto un intero video in cui vi mostro come realizzare un bellissimo log in legno, link qua in alto. Appena sopra direi che vado a posizionarmi la mia super nuova safety squat bar. Eccola qua, l'ultimo bilanciere fai da te che mi sono realizzato, dove la vedete, che è venuto davvero niente male, quindi merita un bel posto nella paretina. Ora tutto sta nel fissare i blocchettini in maniera da metterla il più orizzontale e dritta possibile. Tutto lì. Ok, primo andato. Safety squat bar appesa. Mi portano via un casino di spazio questi due giocattolini assieme, ma pace. Adesso vedremo di stringerci un pochino. Se mi rendo conto di non starci, forse dovrò optare per spostare il log da un'altra parte. Non so, aiutatemi anche voi qua sotto nei commenti a decidere se posizionare il log proprio da tutt'altra parte, quindi poter abbassare di molto la safety, o se lasciare così. Ok, appena sopra la safety andiamo a piazzare un super nuovo acquisto, cioè la mia nuova Swiss Bar by Strength Shop. Tutti questi bilancieri che vedete nuovi che ho comprato li ho acquistati da Marco, il mio caro amico Marco Gelmini, che me li vendeva usati, quindi un ottimo affare. Questa era la sua vecchia Swiss Bar, come vedete, anche chiamata Football Bar, qualcosa del genere. Comunque bilanciere con prese multiple neutre, quindi a varie larghezze, utilissimo per vari lavori di spinta su panca, per esempio, ma anche di spinta verticale con degli overhead press, ma anche di tirata con dei rematori, eccetera eccetera. Andiamo ad appenderla. Vitina rondellina e siamo al top. Bene, sopra alla Swiss Bar andiamo a piazzare un altro nuovissimo acquisto, cioè la mia nuova Deadlift Bar, sempre by Strength Shop, sempre acquistata da Marco. Deadlift Bar, cioè bilanciere specifico per i deadlift, lungo 230 cm, quindi 10 cm in più di un bilanciere standard, e diametro impugnatura 27 mm, quindi un po' più sottile. Di conseguenza si fletterà molto di più. Andiamo ad appenderlo. Ecco anche la deadlift bar, tutto calcolato al millimetro. Prossimo che andiamo a appendere. Ora possiamo mettere la mia power bar, il mio bilanciere da powerlifting di Nobren Strength. So se ve lo ricordate, anche di questo ci ho fatto ovviamente un video a riguardo. Bilanciere da powerlifting, quindi 29 mm di diametro, 2,20 m di lunghezza, il resto tutto standard. Bilanciere seguente, direi che abbiamo il mio bilanciere Kingsbox da CrossFit ibrido. Anche questo lo avevo già e anche di questo ci avevo fatto un video, trovate il link. Questo appunto bilanciere da CrossFit, quindi un 28 mm con doppio marker agli 81 e ai 91, è ibrido per farci sia power che weightlifting, che un po' di tutto. Ultimo super nuovo acquisto è questa fantastica Buffalo Bar o Bow Bar o bilanciere piegato, chiamatelo come vi pare. Questa brand Kingsbox, acquistata anche questa da Marco appunto, ed ottima per innanzitutto farci degli squat senza stress sulle spalle, ma anche per delle panche piane con un incremento del ROM e tanti altri esercizi che non è questa l'occasione per mostrarli. Oggi dobbiamo semplicemente appenderla al muro. Quindi andiamo. E voilà! Anche la Buffalo Bar è appesa.
come vedete, con i suoi gancettini inclinati appositamente. E quindi tutto estremamente personalizzato. Ah, fermi tutti, non dimentichiamoci del bilancierino EZ. Questo è il super bilanciere sagomato che mi sono costruito e che per l'occasione ho anche verniciato di nero. Vi lascio il link al video in cui lo costruisco sempre qua in giro. E dobbiamo trovare un posticino anche per lui, direi. È troppo nascosto, però almeno sfrutterei anche questo spazio un po' inutilizzato. Che ne dite? Direi che è perfetto. Oh yes! Ora sì che li abbiamo appesi tutti. Guardate un po' la mia super bella collezione di bilancieri ampliata. Ora sì che ho un bel set di bilancieri standard, specializzati, un po' di tutti i tipi, qualsivoglia. A dir la verità, ad essere sincero al 100% con voi, ce ne sarebbe anche un ultimo qui da parte. Eh sì, perché a Marco ho acquistato anche quest'ultimo bilanciere, che è un classicissimo bilanciere olimpionico, questo per esattezza più da weightlifting perché ha i marker ai 91 mm, ma è un classico 28 mm, 2,20 m, quindi standard bilanciere olimpionico, molto simile a quell'altro Kingsbox che ho già qua. E quindi ho pensato che era un po' una ridondanza andare ad appendere anche questo, dato che soprattutto lo spazio è già poco, mi avremmo occupato spazio per nulla. Anzi, a dire la verità, non me ne faccio quasi neanche nulla, quindi potrebbe essere un'ottima idea anche provare a rivenderlo. Perciò se c'è qualcuno di voi interessato ad un bilanciere olimpionico, niente male, bello cromato, quasi nuovo, me lo faccia sapere qua sotto nei commenti. Intanto lo lasciamo da parte. A questo punto i bilancieri sono tutti appesi, ma bisogna ritrovare lo spazio anche per tutto il resto. Tutto quello che ho tolto dobbiamo andare a riappenderlo da qualche parte. Quindi al lavoro. Amici e amiche, guardate un po' la mia nuovissima paretina completata. Questa sì che è la collezione di bilancieri e la parete di bilancieri che ho sempre sognato. Un bel muro tutto riempito di varie specialty bar, bilancieri vari di ogni tipologia per poter sbizzarrirsi in allenamento. Ovviamente ci sarà sempre tempo per ulteriori aggiunte. A quel punto dovrò trovare anche ulteriore spazio perché, come vedete, inizia a scarseggiare. Però per ora mi posso ritenere più che soddisfatto. Mi mancano giusto due cazzatine da appendere ancora, però mi mancano degli attrezzi. In effetti sì, potrei iniziare a sfruttare un po' di più anche lo spazio sulla in alto. Il problema è che sulla poi le cose diventano scomode da prendere e mettere, perché ovviamente un obiettivo di tutto questo è che il tutto sia il più semplice, comodo e accessibile possibile. E infatti devo dire che nel tempo si sta rivelando davvero un'ottima soluzione riuscire ad appendere più roba possibile alla parete, così che qualsiasi cosa serve prendi, usi, riagganci, riprendi, riusi, invece che ne so, usare scatole o cose varie, non saprei neanche io come poter riordinare tutto questo. Detto ciò, io vi ringrazio come sempre per la visione, fatemi sapere che ne pensate, se questa nuova prototipo di porta bilanciere vi può interessare, se lo ritenete una buona soluzione. Secondo me è davvero molto semplice da realizzare, quindi chiunque può riuscire a farselo, ma allo stesso tempo anche davvero molto resistente, robusto e solido, quindi un ottimo compromesso per rapporto qualità-prezzo, perché vi bastano due listelli come vi ho detto per facilità di montaggio e resistenza. Detto ciò, appunto, grazie, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, ve lo ripeto se ancora non l'avete fatto, per non perdervi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo alla prossima in un bel nuovo video.